tutti, io vorrei intanto ringraziare prima di tutto Santino, vieni qua, la tua associazione, te, davvero per l'organizzazione eccellente, per dare ancora linfa a questa manifestazione oramai storica del nostro paese, e un sentito abbraccio davvero a tutti gli atleti, a chi li ha accompagnati, insomma davvero una grande festa di sport, di amicizia, questa sera qui a Carpino. Noi come amministrazione comunale ovviamente facciamo la nostra parte, saremo sempre al fianco di queste iniziative così importanti per la crescita più complessiva del nostro territorio. Poi per lo sport in particolare, se vi girate un attimo intorno vedete che ci sono tanti lavori in corso in questa che sarà l'anno prossimo sicuramente la bella cittadella dello sport del nostro paese, con il campo che stiamo allestendo, ci sarà il campo da padel, tutta la recinzione, insomma siamo ancora con i lavori in corso. Bene, cari amici, davvero un grande affettuoso saluto a tutti voi, agli atleti in particolare, ai tanti giovani che hanno animato questa edizione, e ci rivediamo sicuramente il prossimo anno ancora più numerosi. Buon rientro a tutti e grazie, grazie davvero. Noi stiamo lavorando, così ve lo diciamo in anteprima, per le prossime edizioni, non so se avverrà l'anno prossimo, perché chiaramente l'arrivo in Piazza del Popolo, per chi conosce la storia di questa manifestazione, è qualcosa. Grazie anche all'amministrazione che ci ha dato la disponibilità, noi ci possiamo permettere di offrirvi le docce, il parcheggio e l'orecchietta party in questo modo, perché abbiamo la disponibilità e rientra nel nostro atteggiamento da carpinesi. Grazie a voi tutti, provenienti da tutta Italia, grazie mille, grazie, grazie. Roberto da Trofarello, Torino, grazie. Grazie Santino, andiamo avanti con le premiazioni.